Un chilometro e mezzo di nuova viabilità, 6 milioni di intervento, la prospettiva di transito di 15.000 veicoli quotidiani ad alleggerire il traffico sui quartieri. Il comune di Pesaro vede la bandiera a scacchi della circonvallazione di Muraglia, che completa un'opera attesa anni e chiude l'anello dell'interquartiere verso la prospettiva di nascita del nuovo ospedale. Una nuova strada, intitolata alla memoria di Enrico Berlinguer, alla presenza tra gli altri dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D'Alema. L'interquartiere di Muraglia l'aspettavamo da anni, è un grande risultato perché completa la circonvallazione di Pesaro. In pochi minuti si potrà passare da nord a sud della città, ci si potrà collegare all'ospedale, l'attuale e quello nuovo. Quindi siamo davvero molto contenti, è un'opera che libera dal traffico il quartiere di Muraglia e al tempo stesso velocizza e modernizza la viabilità della città. Siamo in attesa ovviamente delle altre opere di società autostrada, il casello di Santa Veneranda, il raddoppio degli interquartieri, la bretella che collegherà la Monte Labatese all'area industriale, al casello attuale. Quindi insomma è l'inizio di un lavoro, ma un lavoro davvero importantissimo. Siamo molto contenti, siamo anche molto contenti di averla dedicata ad Enrico Berlinguer perché è una figura storica della politica italiana. Io ci sono anche ovviamente legato dal punto di vista personale e dal punto di vista ideale. E siamo molto contenti perché un pezzo di questa strada era intitolata a Sandro Pertini, l'altro pezzo da oggi è intitolata ad Enrico Berlinguer, due grandi della Repubblica Italiana che grazie a questa bellissima infrastruttura continueremo a ricordare. Colpisce il fatto che Berlinguer sia una personalità che, pur rappresentando un mondo che non c'è più ed essendo morto da 40 anni, continua a esercitare un fascino anche sulle generazioni nuove che non lo hanno mai conosciuto. E credo che questo dipenda da molte ragioni, ma innanzitutto dalla forza della sua personalità e dalla coerenza con la quale egli ha vissuto i suoi ideali. Conclusa la circonvallazione, ora i cantieri di Società Autostrade si sposteranno a Pesaro sulle prossime opere compensative calendarizzate. Una delle tante opere complementari che noi facciamo in questo territorio e in tanti altri territori del paese per di nuovo integrare l'infrastruttura autostradale, questa è una bretella che va a diciamo, migliorare, potenziare, fluidificare il traffico locale, mettendo in buona comunicazione la parte diciamo, di costa con la parte più interna, più vicina al sedime autostradale. Proprio nelle settimane scorse abbiamo firmato un accordo con Società Autostrade e anche il Comune di Pesaro e il Ministero delle Infrastrutture per destinare a Pesaro 170 milioni di euro proprio per le opere compensative. La città ha bisogno di opere per garantire la sicurezza dei cittadini della seconda città delle Marche, ma per garantire anche la fluidità del traffico. In alcune ore della giornata alcune città dei nostri quartieri pesaresi sono intasate da file di traffico che fanno perdere tempo, aumentano l'inquinamento. Allora, nel nome delle sostenibilità, diciamo che le infrastrutture abbattono le disuguaglianze territoriali non solo tra il nord e il sud della regione, tra la costa e l'entroterra, ma anche tra i quartieri delle nostre città, come qui a Pesaro. Un intervento stradale in sinergia con una radicale operazione sulla rete acquedottistica coinvolta. Abbiamo tolto tutte le interferenze dell'acquedotto principale che parte da Calcinelli e arriva fino al serbatoio di San Gaetano rispetto ai lavori di Società Autostrade. Si è trattato di spostare per 1 chilometro l'acquedotto principale mentre questo funzionava, quindi abbiamo fatto un intervento alternativo di cui 600 metri attraverso la trivellazione orizzontale, che è la nuova tecnologia che consente di non scavare, quindi fa spuntare il tubo dall'altra parte della collinetta qua davanti a noi. È un intervento che complessivamente ha comportato un onere di circa 3 milioni di euro, di cui 650 mila a carico di Marche Multiservizi e il resto a carico di Società Autostrade. È un intervento che comunque ci ha consentito anche di ammodernare per 1 chilometro di rete quella che chiamiamo noi la nostra autostrada dell'acqua, che dicevo l'acquedotto principale che porta l'acqua a circa 200.000 persone tra Fano, Mondolfo, Pesaro, Monte Labate, Valle Foglia, Tavuglia e Gradara.